già bello vestito pronto e tutto il resto fantastico quindi discuti degli interessi perché lui è fiducioso e racconta una storia incredibile lui diventerà parla del formaggio grigliato va bene diventeranno amiconi lui se lo sente chiedigli della sua giornata del tipo secondo me gli domanderà come ha dormito alla tana se si è trovato bene e quindi questo dai sedetevi qui perché state guardando Eddard eh, che dorme è inquietante la questione vabbè Ah, tra poco si mangia, non vedo l'ora. Ho una fame. Senti, piuttosto, ma l'ultimo robot te l'hanno comprato? Io voglio chiedere ai miei genitori se me lo comprano. Beh, veramente a me l'hanno già comprato. Oh, tu sì, che è una vita da casa delle bambole. Tu ti comprano subito tutto. Ok, va bene, Patata, ora non esageriamo. Patata, tu potresti per cortesia aprire intanto e tirare fuori... Ciò che serve per nutrirsi è anche già arrivato il coniglio pasquale, quindi bambini per cortesia diamoci una mossa. Mm, abbiamo anche questa volendo, quindi mettiamola qua. Poi se la vorranno ragazzi, no, non è vero, la mettiamo qua perché fa schifo. <ride> ok, perfetto. Quindi patata, vieni qui. No, volevo farvi prendere però una porzione insieme. In realtà, volevo farvi prendere una porzione insieme. Quindi vai fuori, e secondo me lei vede il coniglio Pasquale. Ragazzi, ovviamente si deve presentare. Quindi a questo punto, tesoro, svegliati. Perché tu devi essere sempre perfetta. Quindi fatti una doccia. Secondo me, ragazzi, la doccia se la fa. Allora, scusami, tesoro. Secondo me la doccia se la fa riflessiva, ragazzi. Perché sta lì a pensare come può conquistare il suo Nicolas. Voi state charlando e lui proprio, ragazzi, non sente niente. E quindi tu saresti il coniglio Pasquale? Piacere di conoscerti, vuoi fare colazione con noi? Però noi non beviamo cappuccino, siamo dei bambini. Eh certo tesoro, mi sembra ovvio, proprio, ovvio. Lenati, tu stai mangiando, ovviamente vedete, ragazzi, non... non, non neanche a... Aspetta più suo marito. Cioè proprio, ragazzi, è una situazione difficile. E io immagino la loro colazione, il religioso silenzio perché lei finirà di mangiare, sparicchierà e nella mia fantasia, ovviamente, mh, chiamerà subito eh, gli invitati, diciamo, no? Lei, ragazzi, l'ha presa veramente, ma veramente male tutta questa situazione. Malissimo. Linette è a pezzi per colpa di suo marito, questo lei sostiene poi state ancora chiacchierando, tu patata cerca di canta della festività di Pasqua, cerca di conoscere impara a conoscere parla dei giocattoli, insomma, cerca di fare amicizia, parla dell'animale preferito e condividi l'entusiasmo della festività di Pasqua, perché lei sicuramente, ragazzi, l'entusiasmo ce l'ha e come. Quindi patata vai su, vai a farti velocemente una doccia Che devo tenerli d'occhio, ragazzi, per essere sicura che si facciano la doccia. Guardate a questo punto, direi che tu potresti smettere di chiacchierare. E magari per velocizzare un po' la questione, Potresti andare a casa a farti la doccia. Che ne pensi, fai una doccia? Dai. Così svegliamo anche Eddard, ragazzi che sicuramente, ripeto, sono agitatissimi, emozionatissimi per questa Pasqua in compagnia dei loro amici. E quindi si sì, vedete, lei sta sparecchiando ragazzi, ma in religioso silenzio. Poi verrà qui e vendi tutto. Inizierà a vendere, a occuparsi di nuovo del giardino. Non degna ragazzi suo marito nemmeno del saluto del buongiorno. Pensate come stanno in questo periodo, ragazzi. Ok, voi fra un'ora dovete andare al raduno, perfetto Può dire che ormai la colazione è bella che è finita, ragazzi Però voglio dire, ehm, poverini, questi hanno fame Quindi io farò fare loro la colazione Poi, chi c'è c'è Chi non c'è mi dispiace tanto Racconta una storia buffa, patata E vediamo se puoi chiedere qualcosa Puoi chiedergli qualcosa? Mm -mm -mm. Non mi sembra, no? No, parla della scuola dai, continua a chiacchierare. Lei sta aspettando, insomma, che tutti siano pronti per uh, andare a tavola. Quindi, tesoro, tu vai qui. Perché non appena i tuoi fratelli si degneranno di finire, noi faremo cioè, vi farò fare al volo colazione. Harvey, tu dovresti portare lui fuori, però veramente. Perché questo potatoso deve andare fuori. Quindi metti il guinzaglio, ti prego. Mettili il guinzaglio, Arvey, Harvey, capisco che la tua vita in questo momento sia tragica, però ti prego. Patato, tu non devi lavarti le mani, davvero non ce n'è bisogno, devi farti al volo la doccia. Tra poco andrai al raduno e non avrai concluso un ciuffo. Arvey, ti prego. Dai, per cortesia. Metti il guinzaglio e portalo fuori Perché anche lui ha bisogno della sua passeggiatina Quindi per favore Ce la faremo ragazzi Vediamo un po' Se accettano scommesse Allora dunque Cura dell'animale Vai a fare una passeggiata media Forza vai Mentre Eh voi dovete anche andare ragazzi Santa pera Eh vabbè voi andate Che vi devo dire Mangerete qualcosa lì Mentre Linette nel frattempo Ovviamente lei inizia il raduno degli share e Harvey io immagino che faranno così famiglia Gallagher faranno la pasqua in famiglia e la pasquetta con gli amici ragazzi quindi questo è un weekend lungo ecco anche perché lo aspettavo con ansia quindi lavora sodo e anche tu patata mi raccomando lavora sodo e patata tu nel frattempo, voglio dire, hai fame, quindi dici io, io ho fame, ma stai.. che cosa stai facendo? Ti avevo detto di andare giù, mamma mia ragazzi. Fanno come ciuffo vogliono tutte le volte. Allora, fai così, prendi una porzione insieme, chi c'è c'è, chi non c'è pazienza, e poi sediti insieme, forza. Patato, vai a fare colazione, una colazione un po' in ritardo, ma pazienza. Eh... Oh mamma santa, non abbiamo avuto occasione di incontrarci, ma una delle mie amicizie non perde l'occasione di tessere le tue lodi. No, lui dice no, grazie ragazzi, ma non è la prima volta però, eh? Non è la prima volta, quindi... Mm -mm -mm. Arvey, Arvey. Eh, io vorrei tanto che tu schiodassi da qui e andassi a fare una passeggiatina, ma vedo che proprio non ti entra in testa, Arvey. Fai una passeggiata breve, che ti devo dire? Non, non so che dirti. Forza, andate, basta che ti muovi. Ah, non ho parole ragazze, iniziano ad arrivare gli ospiti, perfetto, quindi lei ovviamente vede sua madre, ehm, la abbraccia sicuramente, abbracciala affettuosamente, presentati anche con il coniglio qua, floreale, pasquale, come ciuffo si chiama, poi vai qui... Ehm, Salutalo, lei è a disagio ragazzi, mm, adula ovviamente, poi chiedi a tua madre cosa c'è Sua madre secondo me ragazzi in questo periodo è tesa perché sente, cioè vede che sua figlia si è dimagrita tantissimo eh, La sente spesso giù di morale, quindi secondo me ragazzi perché sa che sua figlia non è felice Fondamentalmente io penso questo però, patati, lasciate sempre tutto in giro. Un'offesa gracidante. I ragazzini si comportano da ragazzini. Uno degli scout più turbolenti del gruppo ha la grande idea di mettere qualche rana nel sacco a pelo del capo scout. In fondo si tratta di divertimento innocente, no? Eddard deve essere complice dello scherzo? Ma lui non lo farebbe mai. Ma scusatemi, ma il coniglio floreale è perfido. Ma stiamo scherzando? Vabbè. Il capo scout di Eddard è stato molto riconoscente per l'avvertimento e ha usato un sacco a pelo di riserva. La notte è trascorsa senza eventi di rilievo, ma se non altro nessuno è rimasto imbrattato. Eh, ma come la prenderanno ragazzi gli altri amichetti di Eddard del gruppo scout? Perché, comunque, insomma, no? Eh, Dopotutto ha fatto la spia, ragazzi. Diciamocelo. Quindi prendi una porzione patato. Oh, no, no, però dovevi sederti, Patato. No, no, qui, sediti qui. Accanto a Nicolas. Perché freghi il posto a tua sorella, no? Io me la immagino, lei vorrebbe... Uh, fermi tutti, no? Si è seduto accanto a tua sorella. Oh, mamma Santa. No, no, stai andando lì. Ah ok, allora posso sedermi qui vicino, possiamo chiacchierare. Lei ragazzi ci aveva sperato, tantissimo ci ha sperato, proprio tanto. Mamma mia, ragazzi, per un attimo proprio. Ok, quindi vediamo un po'... Um, condividi l'entusiasmo della festività di Pasqua, lei lo condividerà un po' con tutti. Um, parte un po' così, diciamo... generica, come il buongiorno. Allora buongiorno, siete contenti che oggi... Festeggiamo la Pasqua e facciamo la caccia alle uova? Io me la immagino, ovviamente, no? Lei vorrebbe parlare solo con lui degli altri, gliene frega relativamente, ragazzi, ma non può dare nell'occhio. Non può dare nell'occhio. Quindi eccoli qua. No, ti supplico. Ma che ciuffo è sto, sto look? Ma chi ti ha conciato in questo modo indecente? Non ce la faccio. Ragazzi, non ce la faccio. Ve lo giuro. Guardate anche lui a disagio e guardate ragazzi come guarda Linette. La sta guardando in un modo come per dire eh, "per colpa di questa ragazzina mio figlio ha buttato all'aria il suo futuro". Eh sì, ragazzi, lui la sta guardando proprio così in questo momento, eh, io ve lo dico. La sta guardando veramente in questo modo. Ma dov'è la nostra Eh qua, secondo me lui ora se ne sta andando perché lei qualcosa gli ha detto, secondo me, no, ha rinunciato. Eh, vabbè, è come se l'avessi fatta, quindi abbraccia tua madre, e secondo me, ragazzi, adesso inizieranno i problemi, perché lei qualcosa gli dirà: Adula: Dille: Guarda, mamma, sei: dille, sei stupenda come sempre. Sono contento, insomma, di, di vederti. Però io, ragazzi, devo chiudere di nuovo queste porte. Perché veramente, se non vanno al piano di sopra, dove non devono andare? Mamma, sei sempre radiosa, sorridente. Sei bellissima, insomma. Oh, caro! Sono così felice che sei così di buon umore. Lui, ragazzi, ovviamente. Cerca di far vedere a sua madre che è di buon umore, ma non lo è per niente, perché le cose con sua moglie vanno proprio a schifio. E quindi figuriamoci se può essere felice. Ehm, e secondo me farà una conversazione profonda, ma più che altro perché. Allora, come va? Come stai? Tutto bene? Eh? Comunque volevo dirti una cosa: è inutile che chiedi aiuto e magari fai trasferire qui. Chi sai tu? No, vi prego, ditemi che non lo state facendo! Ma, ma nel letto di vostra figlia! No, ragazzi, non ce la faccio, veramente, vi giuro, ma che è? Vabbè, lasciamo stare. E lei fa Hanno il diritto se fosse di intromettersi. E lui no, invece no, le decisioni sono le mie, mamma. Nessuno ha il diritto di intromettersi. Oh ti prego perché non devi essere mai ragionevole Ti sei legato così giovane a quella donna Che ti ha intrappolato in questa vita mediocre Sta dicendo lei Tuo padre Lo fa per te E lui certo come no ha sempre fatto tutto per me Oh ti prego smettila di fare lo stupido Semmi un uno scioccolama Harvey Devi farmi proprio gridare ai quattro venti la verità Eh? Per me è stato sempre uno stupido scherzo Questo tuo matrimonio ed ora che stai reagendo in questo modo, davanti alla proposta di tuo padre, ne sono più che convinta. Bravissima, guarda, tu hai sempre capito tutto della mia vita, mamma. Brava, complimenti. Non dovresti parlarmi così, sono pur sempre tua madre. Beh, anche se sei mia madre, non hai il diritto di, di intrometterti nella mia vita, ah, solo perché hai. condiviso un cassettone con quella donna, ti sei sposato con lei e ci hai formato una famiglia. Questa è stata folliarve, senti, mamma. Qua qualcosa inizia a puzzare, ok? Ed è la tua presenza, come quella di papà. Quindi per favore, non roviniamoci questo giorno. Ecco, lui è attaccato dalle api, ragazzi. Le api sono con Harvey per una volta. Oh, santo cielo, ragazzi! Veramente, qua è un delirio. Proprio una congiura. Questi due, ma siete veramente voi due? Ma ragazzi, ma cosa però mi combinate? Ma io, cioè, ma vi pare? Vi pare il caso, ma vieni qui, ma vieni qui, ma cammina. cammina fin qui. Lei, secondo me, ragazzi, è sconvolta. Dirà loro qualcosa del tipo: Mamma, papà, cioè, sapete, è proprio sconvolta. Ma io la, la, la immagino un po', no, un po'. Un po' maliziosa, metti in giro una voce insensata del tipo. Mi avevano detto di aver sentito rumori dal piano superiore, ma non pensavo che sareste mai stati capaci di fare una cosa del genere. Quindi metterà anche in giro una voce insensata, insensata con il padre. Perché secondo me, ragazzi, in questo momento è furibonda. Quindi, sì, guarda anche questo schifo. Una domestica, no, eh? E lui oh, ti prego, basta. E qui, secondo me, entra in gioco il padre adesso. Perché, certo, questo non è il modo di parlare a tua madre e lui ragazzi, lei ovviamente sente loro che stanno discutendo, ma deve andare a preoccuparsi della situazione ben peggiore e lui secondo me adesso se la prenderà. Vieni qui, non hai nemmeno abbracciato tuo padre. Sei un figlio veramente sconsiderato e tu sai cosa sei, papà? Un robot, eh? Non vi importa né a te né alla mamma dei miei sentimenti, non ve ne è mai importato niente. Ok? Sempre le solite palle, sempre le solite cose. Eh? Magari non avrò una vita da casa delle bambole, ma almeno è la mia vita e l'ho decisa io, e voi non potete mettere bocca su questo. Oh, per favore, siediti, dirà secondo me lui. Noi dobbiamo parlare. Non è questo il momento, invece sì, è questo il momento, visto che non ti degni di venire a casa. Ne avremmo parlato altrove, ma visto che ti ostini ad evitarmi e ad evitare me e tua madre... Immagino dirà una cosa del genere. Ora ne parleremo qui. E quindi faranno una conversazione profonda. Vedi? Vivi la tua vita come se fosse una partita di baseball, Harvey, ma non è così. Ci sono delle responsabilità. Senti, per me, la mia famiglia è tutta la mia vita. Ok? È la stella che mi guida nelle mie decisioni. Oh, bene, sono felice di saperlo perché hai preso delle decisioni terribili fino adesso. Ok, perfetto, ragazzi, ehm, lasciamo stare qui, lei sconvolta dal fatto della madre, ma vi pare questo il momento, eh? Vi pare questo il luogo, è Pasqua, ci sono anche gli altri bambini, M meritereste di essere divorati da una pianta mucca! Ok, va bene, ok tesoro, prende e se ne va, perché secondo me ragazzi la nostra sta veramente per implodere, vieni qui e saluta tua suocera diciamo che in questo momento ragazzi avere i suoceri intorno alle pere non è proprio l'ideale per la nostra linette ma non vuole nemmeno rovinare la pasqua ai suoi figli e quindi vieni qui tesoro complimentati per l'abito le farà giusto un complimento ragazzi dopodiché tanti saluti forza linette tesoro Vieni qui, salutala. E lei dirà qualcosa del tipo: Oh, Mirabelle, sei sempre meravigliosa. Veramente. Oh, ciao, Linette. Devo dire che invece, chissà quanto sarà costato quest'abito, è semplicemente splendido. Beh, sai quando te lo puoi permettere, tesoro. A differenza di quello che vedo qui, voi non potete permettervi nemmeno una domestica Triste, no? Eh, certo tesoro, sei sempre tanto carina, guarda Veramente, sei adorabile Allora, visto che l'unica cosa che interessa Linette è invitare degli ospiti Ragazzi, a questo punto, eh, secondo me la nostra chiama inviterà degli ospiti, ragazzi Inviterà gli amici perché? Perché non ce la fa a gestire questa situazione. Per lei è troppo stressante avere. Um, I genitori di Harvey qui in questo momento e quindi chiamerà i suoi amici in, in soccorso. Vedo che non hai fatto nemmeno dei muffin per i tuoi figli. Avresti dovuto dopo tutta Pasqua. E lei, ti prego, vi prego, venite perché sto per uccidere mia suocera. Ok, va bene, tesoro. Quindi, poi, dai, prepara questi biscotti allo zucchero visto che mh, ci tiene così tanto. E tutti vengono da te. Ok, perfetto, ragazzi. Io la vedo veramente, veramente male questa Pasqua. Voi no?